Inviato speciale. Seconda parte. Buonanotte. Di Giulia Chiodini. Quando si sente sveglissimo, esco e cammino. Mi prendo un bicchiere d'acqua per Torta Maggiore, un gelatino a San Giovanni e poi torno e sfogo l'animo nervoso. Chi parla è Antonio, 52 anni, ingegnere. Da 20 anni soffre di insonnia. Secondo le statistiche sono oltre 12 milioni gli italiani che soffrono di questo disturbo e di questi oltre la metà non si cura. I tipi di insonnia, professor Gioacchino Mennuni, responsabile unità di medicina del sonno dell'Università Cattolica di Roma, fra i fondatori dell'AIMS, l'associazione italiana di medicina del sonno, che ha oltre 20 centri in Italia. Ci può essere un problema all'addormentamento e allora si chiama insonnia iniziale. Oppure ci sono delle persone che invece si svegliano molto presto e questa è l'insonnia da risveglio precoce e ci può essere anche la possibilità di avere dei risvegli all'interno del periodo di sonno. Possono anche coesistere tutte e tre. Come si cura? L'insonnia per essere curata ha bisogno di una diagnosi eziologica, nel senso che bisogna trovare la causa. Nella maggior parte dei casi, un 70% circa, sono insonnie legate a un disagio psichico. Ci sono poi delle situazioni cliniche particolari come la malattia delle gambe senza riposo, che è intorno a un 10-15%, malattie neurologiche che possono avere come conseguenza l'insonnia, delle situazioni legate a problemi di carattere ambientale. Antonio, come è arrivato a rivolgersi a questo centro? Mi ha indirizzato il mio neurologo perché ha visto che soffrivo di questa insonnia tremenda. Quando uno entra in questo centro, che cosa succede? Fanno degli esami speciali? Fanno un lungo colloquio per comprendere il problema della persona, perché spesso c'è gente che pensa di essere insonne, invece è soltanto agitata, stressata per momenti particolari. Altrimenti fanno un esame che si chiama polisonnografia, praticamente mettono dei sensori sul corpo e registrano quello che fa durante tutta la notte: ossigenazione, movimenti, momenti di risveglio, quanto si gira nel letto, e poi prendono il file di questa registrazione e lo studiano. Dopo questo hanno scoperto che avevo delle piccole apnee notturne e questo causa un'interruzione del sonno, io mi sveglio, ma non del tutto, non sono cosciente. Quali sono le cure, professor Mennuni? Possono essere diverse, sia farmacologiche che non farmacologiche. La cura farmacologica si impone nelle insonnie a breve termine, vale a dire, deve fare gli esami, un intervento chirurgico, può diventare un'insonnia a lungo termine. In questo caso il farmaco è indicato come prima scelta per interrompere un circolo vizioso. Negli altri casi bisogna andare alla causa, per cui se si tratta di persone che hanno un problema del tono dell'umore oppure che hanno un problema di ansia o altre fenomenologie di carattere psicologico, vanno utilizzati i farmaci propri di queste situazioni cliniche. L'acupuntura, l'omeopatia, lei che ne pensa? Ma di tutto va bene, perché il paziente raggiunga un risultato. Vedo qua una poltrona con degli elettrodi, questi sono dei test speciali. Noi siamo in grado di visualizzare il sonno della persona, sia da un punto di vista elettroencefalografico, cioè dire, valutare le caratteristiche di questi cicli, delle diverse fasi e la loro incidenza, sia da un punto di vista comportamentale, perché c'è una ripresa con una telecamera nel corso della notte e quindi ci può far vedere anche quello che succede. Gli effetti dell'insonnia? Da un'indagine che è stata fatta recentemente dai centri AIMS in collaborazione con i medici di medicina generale, il 41% dei soggetti hanno effetti durante il giorno che sono irritabilità, stanchezza, riduzione delle capacità cognitive, quindi delle performance sul lavoro e quindi anche difficoltà da un punto di vista sociale in genere. Incidenza sul mercato del lavoro? Chi è insonne manca il doppio rispetto a chi non lo è. E a passare le notti in bianco non sono solo gli adulti, anche i più giovani soffrono di insonnia. Professor Oliviero Bruni, responsabile centro del sonno dell'età evolutiva, Università di Roma La Sapienza. Noi abbiamo circa 300-500 casi l'anno, abbiamo fatto delle statistiche. Il problema prevalente anche nel bambino è l'insonnia, nei primi anni e in adolescenza, mentre invece nel bambino in età scolare sono più problemi legati a paure ad addormentarsi, oppure sonnambulismo, terrori notturni, enuresi. Noi abbiamo una incidenza di circa il 30% di insonnie nel bambino molto piccolo, fra 1 e 3 anni. Questa prevalenza scende gradualmente con l'età, però si attesta sempre intorno al 15-20% in età adolescenziale. L'adolescente tende ad andare a dormire sempre più tardi e quindi a restringere le ore di sonno. In linea teorica deve dormire di più in relazione ai movimenti ormonali, mentre invece fa l'esatto contrario.
Cosa fare quando ci sono questi casi? Per i bambini piccoli si può usare un approccio di tipo farmacologico con dei semplici antistaminici, ma la cosa fondamentale è la cosiddetta terapia comportamentale, che consiste nell'insegnare al bambino ad addormentarsi da solo e acquisire l'autonomia dell'addormentamento. Se andiamo verso l'età scolare, se il sonnambulismo è particolarmente importante e c'è il rischio che il bambino si faccia male, allora bisogna ricorrere ad un trattamento farmacologico, così come per le numerosi, la cosiddetta pipì a letto. Mentre invece per gli adolescenti bisogna fare informazione, far capire che messaggiarsi durante la notte, chattare con gli amici, è deleterio anche per l'attività fisica, la crescita dell'apparato immunitario, problemi di resistenza insulinica. Luigi De Gennaro, professore associato della Facoltà di Psicologia all'Università La Sapienza di Roma, da oltre 20 anni studia il sonno e i suoi disturbi e grazie alle sue ricerche si è aperta una nuova frontiera sul rapporto fra la genetica e il sonno. Sostanzialmente per 4 giorni consecutivi e 4 notti noi abbiamo registrato in un laboratorio del sonno, ponendo degli elettrodi che registrano attività cerebrale, dei gemelli monozigoti, cioè che hanno l'identità del patrimonio genetico, e dei gemelli dizigoti, i cosiddetti gemelli fraterni, che hanno invece il 50%. Quello che abbiamo identificato è che sostanzialmente il 95% di un aspetto specifico dell'attività cerebrale durante il sonno è ascrivibile alla genetica. In assoluto si candida a essere uno dei tratti maggiormente ereditabili nell'uomo. Uno studio di 5 anni, hanno collaborato tantissime università dall'estero. Stavolta è stata l'Italia a fare da traino per buona parte del mondo, perché il lavoro è unico e mai fatto prima. Cosa comporta una scoperta di questo genere? Una speranza per il futuro, nel senso chi fa ricerca sui processi normali, nei fatti non solo contribuisce a aumentare la conoscenza, ma fornisce il materiale ai clinici. L'obiettivo è identificare i fattori che predispongono a uno o piuttosto a un altro disturbo del sonno, ovviamente con la logica di prevenirlo in un futuro più o meno prossimo. Quindi la ricerca sulla genetica ci potrà aiutare a capire che tipo di persone siamo e il nostro rapporto con il sonno. Anche le persone senza disturbi del sonno sono quelli che sono efficientissimi al mattino, le cosiddette allodole. Altri invece che hanno i massimi di efficienza la sera sono i cosiddetti gufi. Una delle frontiere è certamente identificare quanto e se la genetica tende a spiegare questo fenomeno. Un altro aspetto interessante è che negli ultimi anni indagini negli Stati Uniti hanno identificato una relazione fra aumento del rischio di mortalità e sonno eccessivamente lungo e eccessivamente breve. È evidente che questo è solo indagine epidemiologica e va preso con tutte le cautele, però arrivare a identificare un'eventuale matrice genetica può ugualmente aiutare a intervenire su questo rischio, diciamo così, associato al sonno. Chi non dorme la notte adotta a volte delle strategie. Ancora Antonio. Se cerchi di dormire, prendi il tranquillante, ti mangi il panino, ti agiti, dormi male. Io sto usando la tecnica opposta. Non dormo, sto sveglio. Dopo 3 notti, crollo. Oggi si dorme di meno, 6-7 ore al massimo, rispetto ad alcuni anni fa, quando se ne dormivano 7-8, addirittura anche 9. Ma quali sono le regole del buon dormire, professor Mennuni? Confermare quotidianamente l'orario di andata a letto e l'orario di levata dal letto, lasciare fuori della stanza tutto quello che ci succede durante il giorno. Non fare attività fisica, non assumere sostanze possibilmente che contengono la caffeina, caffè, cioccolato liquido, tè, l'alimentazione senza eccessi di alcolici, la temperatura, i rumori e possibilmente anche la reazione della stanza.